Nuovo video, nuovo haul! I miei 10 indispensabili per la primavera. Ma prima lasciami un like e iscriviti al mio canale. Nell'info box ho inserito tutti i link dei capi che vi mostrerò. E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguitemi su Instagram. Mi trovate come Ele Petrella. Sigla! Cominciamo da una tendenza perfetta per tutti i giorni, i micro cardigan. I modelli più cool lasciano la pancia scoperta, ma momentaneamente per la vita di tutti i giorni, per me è meglio optare per versioni un po' più lunghette. Con eleganti bottoni oro e di un colore a caso, ho preso una M. Temevo che altrimenti non si sarebbe chiuso. È un trend che apprezzo molto, specialmente se accompagnato a jeans, pantaloni e gonne a vita alta. I 724 sono tra i Levi's più elasticizzati. Ho preso una 28 di larghezza per una 28 di lunghezza. Ecco il colore della primavera estate 2022, il verde prato. La blusa è disponibile anche in tanti altri colori, ma devo ammettere che questa tonalità è stupenda. Illumina ed è giocosa ed elegante al tempo stesso. La vestibilità è morbida e i volant aiutano ad aggiungere volume sul seno. L'ho abbinata ad una gonna midia matita elasticizzata che veste bene le curve. Una 40 per la camicia, una M per la gonna. Sempre a proposito di elasticizzato, trovo molto comodi i vestiti di questo genere. Lo scorso anno l'ho preso in nero, quindi sono tornata a colpo sicuro sulla versione in bianco. In cotone sostenibile è disponibile dalla XS alla L. Io indosso la XS, quindi direi che sì, è molto cedevole. Perfette per le cerimonie, le cene e le lauree sono poi le tute intere eleganti. Di questa in crepe fluido con gamba ampia e cintura in vita ho preso una 42. Chic anche in nero, in rosa però è sicuramente molto femminile. Lo scollo a V aiuta poi a slanciare la figura. Io la indosso con i tacchi, altrimenti dovrei farla accorciare. Altro grande trend della primavera, i tailleur giacca e minigonna. Di questo in maglia blu con righe bianche ho preso una S sia per il sopra sia per il sotto. Molto fine e grazioso, veste bene la silhouette ed è perfetto sia con un paio di scarpe alte sia con un paio di sneakers basiche o di ballerine. Poi è la volta dei cut-out. Come vi raccontavo nel video dedicato, non è necessario siano maxi e che rivelino tutto. Possono essere anche di dimensione contenuta e utili a catalizzare l'attenzione dove vorremmo o a spostarla da dove non vorremmo. In questo caso si trova sulla clavicola di questo abito monospalla con spacco. Minimal ma di impatto, ho preso una XS. Raffinati e freschi risultano sempre i look total white. Anche quelli meno impegnativi e da tutti i giorni, proprio come questo composto da giacca over, di cui ho preso una XXS perché veste davvero molto grande, ma cliccando sul link vedrete come veste sia su una S sia su una XXL più alte di me, sotto giacca effetto seta disponibile in tanti altri colori e jeans in cotone a gamba ampia, di cui ho scelto una 28x30. Ecco, questo lo avevo preso quando ero ancora convinta di aspettare un maschietto. Però chi se ne, perché l'azzurro polvere è un colore davvero splendido. Perfetto per la primavera, questo abito in maglia a doppio petto è molto raffinato. Ho preso una 42 in modo da poterlo sfruttare bene. Per infiniti motivi, tra cui il mio continuo bisticciare con cisti inguinali, io mi trovo molto bene con tutto ciò che non è un pantalone. Le gonne corte aiutano poi a far sembrare le gambe più lunghe, quindi come posso mai resistere loro? Di questa ho preso una M. Il tessuto è molto morbido, tornassi indietro prenderei la S. E per concludere, dove vai se una giacchetta di pelle non ce l'hai? Io ci credo, è il suo momento, questo è l'anno giusto. Questa ce l'ho da un annetto, ma è un grande classico. Non la chiudevo prima per gusto estetico. Non mi verrà voglia di chiuderla proprio quest'anno, L'ho abbinata al mio primo leggings, prima mano. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Nell'info box ho inserito tutti i link dei capi che vi ho mostrato. Per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti e se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguitemi su Instagram, mi trovate come Ele Petrella. Grazie per aver guardato il video fino alla fine, qui vi lascio altri due video che spero vi possano essere utili.